Salve a tutti, ci spostiamo nel Cuneese per questo breve video, più precisamente al Castello della Manta, a Manta. Questo maniero medievale che dal suo poggio si affaccia sulla pianura assume in parte la fisionomia che oggi si osserva, insieme di parti architettoniche, ruderi, terrazzi e giardini, ad opera dei Saluzzo della Manta all'inizio del XV secolo. Ai primi decenni del 1400 risalgono le modifiche che trasformarono il castello da opera di fortificazione a edificio di civile abitazione, mentre nella seconda metà del Cinquecento andrà incontro a radicali trasformazioni. Fu Valerano Saluzzo della Manta, figlio naturale del marchese di Saluzzo Tommaso III, autore di uno dei più importanti poemi cavallereschi medievali, Il Cavaliere Errante, a realizzare il monumentale ciclo pittorico della sala baronale che tutti conosciamo. Di grande interesse è anche la sala delle grottesche e la galleria di collegamento tra questa e la camera da letto di Michele Antonio, primogenito di ramo collaterale, nel palazzo eretto ad opera dello stesso. Come tutti i grandi castelli, quello della Manta ha in dotazione un fantasma, anzi addirittura tre. Si tratta di leggende raccontate nei primi anni 90 del XX secolo dallo scrittore Roberto Piumini, autore di fiabe e filastrocche per ragazzi. Quello della Dama Bianca parla di una donna bellissima sposata ad un bifolco insignorato al quale mette le corna, gettando poi in un pozzo i compagni dei suoi passatempi dopo averli accoppati. Un po' come quella donna Orriga nel castello di Novi Ligure nel video dedicato a Corrado di Monferrato. Ve lo ricordate? Ma un bel momento la notizia della tresca giunge al marito che decide di punirla con lo stesso stratagemma con cui fu uccisa, secondo una leggenda, Cristina di Francia, la prima Madama Reale. Ricordate in quel video di tempo fa? Andatevelo a rivedere. Egli decise di lasciare senza acqua i cavalli addetti al traino della sua carrozza fino a renderli terribilmente assetati. Quando questa Dama Bianca salì su quel veicolo, fu trascinata nelle acque di un fiume e annegò. Da allora il suo fantasma vaga tra le mura del castello. Il secondo racconto è intitolato Il Moro e narra la vicenda di un uomo saggio, stregone forse, prigioniero della Manta, che si innamora della figlia del castellano. Ovviamente il padre della giovane li scopre e chiude la figlia in un convento. Il Moro, in preda alla disperazione, si getta dalla torre più alta e muore. Da quel giorno il suo fantasma si aggira nelle notti di plenilunio. Infine il fantasma della contadina piange ancora il suo scudiero, ucciso dai briganti nel corso di una battuta di caccia. Lo fa nella Crota del Vino Bianco, dove si rinchiuse per lasciarsi morire. Ma entriamo subito nel vivo. Se dovessimo prendere una lente d'ingrandimento per cercare qualcosa che non va, sicuramente troveremmo delle incongruenze a partire dalle fonti storiche di questi racconti popolari. Ma qui siamo al paradosso, perché la più sconcertante delle dicerie sul Castello della Manta, quella dell'affresco impossibile di cui parleremo fra poco, è in realtà la meno rilevante rispetto a ben altri enigmi del maniero. Ma prima partiamo dai segreti della sala baronale. Lo stile richiama la stagione del gotico internazionale, anzi un raro esempio di gotico cortese. In questo straordinario ciclo pittorico gli appassionati di mistero vogliono vedere aspetti esoterici un po' ovunque, proponendo come al solito chiavi interpretative che fanno comodo a loro. Questo è un classico errore metodologico chiamato petizione di principio, cioè quando si cerca di dimostrare l'ipotesi con la tesi che si vuole andare a dimostrare, anziché tener conto di tutti i dati concreti e del loro contesto, prendendo certi dettagli come ad esempio l'abbigliamento dei personaggi che riflettono moda e costume tipiche d'inizio 400. In ogni caso, quando anche fossero presenti delle caratteristiche in comune con la tradizione esoterica, se non ci sono prove in grado di attestare una natura esoterica del ciclo, non ha senso pensare che sia tale. Certo, se tutti gli indizi lasciassero pensare che l'autore abbia raffigurato i 18 personaggi del ciclo con un significato diverso da quello più accreditato, che attinge alla cultura cortese cavalleresca del XIV e del XV secolo, celando altrettanti personaggi della corte di Saluzzo, allora l'ipotesi di un'opera carica di simboli esoterici sarebbe necessaria. Ma fino a prova contraria rimane un'opinione affascinante senza criterio, un minestrone di roba, in sostanza. In particolare la Fontana della Giovinezza, qui divisa in due episodi iconografici e venata di quella goliardia tipica dei Fabliaux, è una meravigliosa leggenda che appare nella mitologia di molte culture
In particolare è un tema ricorrente nel pensiero medievale, sia letterario sia figurativo. Semplicemente tale fonte ridà la gioventù ai vecchi che entrano in contatto con le sue acque. Invito tutti gli esperti di esoterismo che mi seguono a spiegarmi cosa ci può essere di occulto o ermetico dietro a questi affreschi, naturalmente portando motivazioni valide. Lo so che sembro pignolo fino all'inverosimile, ma ci sta, e colgo l'occasione per sottolineare che io non sono un debunker tout court, così come mi si vuole dipingere, pronto a cassare ogni aspetto insolito e misterioso di fatti, cose e persone, perché la maggior parte delle persone che mi critica o non ha capito la mia posizione o non ha interesse a seguire il mio progetto. A questa gente vorrei ricordare che chi osserva la realtà in maniera critica non è uno che automaticamente nega a priori, anzi, a questo punto devo dire che mi è scappato un ghigno malefico quando, permettetemi la stoccata, ma ci sta, sul sito di CICAP Piemonte ho letto che la sala baronale del castello è stata affrescata da Giacomo Jaquerio. Perché non è molto corretto? In realtà il nome dell'autore di questi meravigliosi affreschi è tuttora molto discusso. La fortuna critica moderna del ciclo ha attraversato una serie interminabile di interpretazioni formulate da eminenti critici che nel corso di tutto il XX secolo hanno associato gli affreschi a svariati nomi, tuttavia senza riuscire a trovare un punto di convergenza. Dunque è il risultato del lavoro di un atelier o di un unico artista magari di discendenza jaqueriana? La ricerca continua, ma nel frattempo forse è più prudente parlare di un anonimo maestro della manta. Passando al vero soggetto di questo mio video, arriviamo alla sala delle grottesche nell'appartamento di Michele Antonio, realizzata nella seconda metà del XVI secolo, probabilmente ad opera di Giovanni Angelo Dolce. Voluta da Valerio Saluzzo della Manta, discendente di Valerano, presenta una ricca decorazione a grottesche e raffigurazioni allegoriche con titoli e motti, la cui corretta interpretazione è riportata nel suo libro delle formali cacce, dedicato al duca di Savoia Carlo Emanuele I nel 1587. Al centro del soffitto è raffigurato il carro infuocato di Elia. Suppone Valerio che Eliseo, raccolto il manto caduto ad Elia, rivolgendosi agli spiriti evangelici, pronunci le seguenti parole che celano l'anagramma di Michele Antonio, e nel comparto centrale della volta, ad ovest e ad est, sono raffigurate altre due allegorie, un ovale con tre putti che reggono i simboli del potere religioso e temporale e l'affresco impossibile, un altro ovale con il globo terrestre e la scritta «Lo spirito dentro alita», tratto dall'Eneide. La superficie della Terra mostra le varie terre emerse. Antartide inclusa, cosa che ha fatto sobbalzare i vari appassionati di teorie alternative, perché sebbene una certa Terra Australis incognita fu ipotizzata fin dall'antichità, il sesto continente fu ufficialmente avvistato solamente nel 1820 dai membri di una spedizione russa. Tuttavia, nel XVI secolo alcune mappe raffiguravano già questo ipotetico continente, inserito dai cartografi dell'epoca talvolta senza ghiaccio, basandosi spesso su testimonianze di viaggiatori. Poi nulla ci vieta di pensare che allora le conoscenze in merito fossero più dettagliate di quanto non immaginiamo, ma gelosamente custodite da mercanti e avventurieri in carte nautiche ormai perdute. Dunque ci rendiamo conto che tutto torna, basta leggere il testo da cui è stato estrapolato Intus Spiritus Alite per accorgerci del fatto che Virgilio parla platonicamente, in modo allegorico, di un'anima del mondo, dell'immanenza della divinità, il cui significato è comunque legato alla nostra anima che risiede al centro del nostro corpo, così come quella del mondo che sta al centro dell'universo. Creata nel tempo, non avrà mai fine. Grazie dell'attenzione e al prossimo video.